oggi abbiamo rivendicato quelle che sono le nostre necessità, cioè avere il diritto a un trasporto che sia accessibile a tutti, non solo non a dover pagare 500 euro ogni anno per l'abbonamento. Abbiamo ribadito che le nostre scuole hanno bisogno di fondi, perché ci sono scuole che hanno iniziato e sono senza professori perché sono precari e magari sono in quinta e si troveranno poi a recuperare tutto il programma. E vogliamo una scuola che sia fatta per lo studente e non in cui lo studente è un soggetto passivo e viene parcheggiato all'interno della scuola per 8 ore. Il corteo di oggi a Bergamo è stato molto partecipato, si è svolto non solo a Bergamo ma in tutta Italia e ci sono arrivate notizie da Milano e da Roma di cortei molto importanti e che chiedono dei cambiamenti. Questo corteo viene fatto in previsione del corteo del 15 ottobre che vedrà in piazza non solo gli studenti ma anche la FIOM e anche tutte le realtà che in questo momento si rendono conto che il mondo sta andando incontro a un cambiamento. Il 15 ottobre in piazza ci saranno non solo gli studenti ma i metalmeccanici, i centri sociali, i movimenti dell'acqua e i movimenti NOTAV. Tutte persone che si rendono conto che questa crisi non può essere pagata dal popolo e non può essere pagata dalla gente normale, devono essere le banche, che sono enti privati che speculano con i nostri soldi, a pagare questa crisi. Rischio di impresa: una banca può fallire, non può fallire una nazione, non possono fallire le famiglie che vedono veramente in questo momento di crisi mondiale messi a rischio i loro diritti, anche perché i governi non hanno più potere decisionale, le linee vengono imposte dalla Banca Centrale Europea che oggi impone di tagliare sul welfare, domani impone, come alla Grecia, di eliminare il contratto nazionale e di rendere più facili i licenziamenti. Questa situazione riguarda non solo l'Italia, ma tutta l'Europa e forse tutto il mondo. Siamo veramente a un punto cruciale nella storia del neoliberismo e dobbiamo renderci conto che o il cambiamento avviene adesso o ci aspettano 20 anni di tagli e di disgregazione sociale.